Il punto nascita del nosocomio Peligno chiuderà. L'ha decretato ieri il tavolo tecnico della regione che ha disposto la soppressione dei punti nascita che non raggiungono la soglia minima dei 500 parti annui. Nell'elenco rientra anche il reparto dell'ospedale di Sulmona che rischia di sparire. In queste ore tutti stanno alzando la voce, rilanciando l'allarme. Ieri il consigliere regionale Andrea Gerosolimo si è interessato del caso, scrivendo al governatore D'Alfonso. Oggi, dopo la conferenza stampa tenuta dal responsabile del TDM Edoardo Facchini, sono i cittadini di Sulmona a prendere la parola. Io spero che non chiuda e spero che rimanga aperto ancora per molto, anche per avere diciamo, un punto per gli intorni soprattutto, perché ormai si deve andare ad Avezzano o all'Aquila per fare tutto, anche per salvaguardare un po' di posti di lavoro che sono lì in ospedale, insomma. È una spoliazione per quelli dei punti nascita, però alla luce del fatto che stanno facendo l'ospedale nuovo, penso che questo verrà superato. È un danno per quelli che naturalmente stanno in questa situazione, dovranno andare a Chieti, a pescare. Beh, senza ombra di dubbio sì, è un danno perché comunque sicuramente creerà disagi per il futuro e per coloro che comunque un domani avranno un bambino. Penso sicuramente di sì. Danno, è un dramma soprattutto perché praticamente non nasceranno più sulmonesi, non nasceranno più i discendenti di Ovidio ed è anche un dramma a livello occupazionale, meno posti di lavoro, meno economia, meno tutto. Adesso con questo stiamo veramente toccando il fondo. È un'assurdità che si proceda alla realizzazione di un nuovo nosocomio quando poi vengono chiusi dei reparti che sono stati da sempre un po' il fiore all'occhiello dell'ospedale per tutto il territorio. Ma io ritengo che questo sia potenzialmente un grave danno, in quanto costringerebbe intanto i futuri nascituri ad andare all'Aquila piuttosto che a Pescara, che sono i punti più vicini. E certamente questo non gioverebbe al territorio nel suo complesso. È un gravissimo danno per l'intero territorio, ricordano i sulmonesi. Il bacino di utenza dell'ospedale di Sulmona è ampio e la chiusura del punto nascita provocherebbe non pochi disagi. I cittadini intanto provocano la ASL e le istituzioni. Una settimana fa, dicono, c'è stata la posa della prima pietra sul cantiere del nuovo nosocomio. Ora come si può parlare di soppressione di un reparto? È una contraddizione. Mentre tutti i sulmonesi fanno accenno all'impoverimento del sistema sanitario, qualcuno cerca di scavare a fondo, cercando di capire se il punto nascita rischia di chiudere e anche perché le mamme scelgono altri territori e altri ospedali dove partorire. Beh, io trovo senz'altro che si è arrivati alla chiusura del punto nascite proprio grazie a molte mamme che hanno deciso di non partorire a Sulmona, per cui è anche naturale, anche fisiologico che se non si arriva a un numero minimo poi si chiude, voglio dire, serve poi poco protestare.